Buonasera a tutti, innanzitutto, grazie dell'invito. Mi è particolarmente gradito fare questo servizio, soprattutto per l'amicizia che ci lega come Sirta a Chloe, che tante volte è stata presente nei nostri simposi in maniera intelligente e provocatoria. Ma bando alle ciance, dovremmo andare, se c'è, andare avanti con Antonio Trupiano, ma io nel mio Mi schermo non lo vedo. sente? Eccolo lì, Sì, perfetto. non sono riuscito a cambiare il nome, sono nella stanza dell'istituto. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora presento il professor Trupiano. Dirò semplicemente i titoli più importanti per Poco, evitare. poco, parliamo di Sì. cose serie, parliamo Parliamo di di cose più Chloe. importanti, appunto. Docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, professore ordinario di epistemologia, metafisica ed ermeneutica e soprattutto direttore del settore di studi filosofici presso lo stesso istituto. Gli cedo immediatamente la parola, tenendo conto che grosso modo abbiamo un quarto d'ora a testa, 12 minuti, 15 minuti a testa per lasciare spazio poi a eventuali domande e poi all'intervento conclusivo di Chloe. Prego. Prima di tutto vi ringrazio, ringrazio per questa bellissima possibilità. Per me è un onore, non è una parola retorica. Ringrazio voi organizzatori in primo luogo e ringrazio Chloe perché siamo qui riuniti stasera per lei, in suo omaggio. Sono legato a Chloe da tantissimi anni, sia per gli studi condivisi qui nella sezione San Luigi della Facoltà Teologica di Napoli, sia per le comuni ricerche nell'Istituto di Filosofia, ma direi anche per una amicizia e familiarità che dura da circa 40 anni, se non vado errato, Chloe. E io in realtà avevo un certo imbarazzo nel pensare a questo intervento, perché se dovessi passare in rassegna i contributi di Chloe, di taglio filosofico, interdisciplinare, teologico, il quarto d'ora non mi basterebbe. Quindi devo necessariamente prendere un'altra direzione. Do per scontato, perché il suo profilo è noto anche negli studi fatti, dall'iniziale laurea in biologia fino al dottorato in teologia, quindi credo che posso fare a meno di fare io riferimento a questi vari passaggi, ma che però sono stati caldamente conquistati, direi anche sudati in questi anni da Chloe, dal baccalaureato in teologia, la licenza in teologia, fino poi al dottorato in teologia. Numerosissime sono le pubblicazioni, numerosissimo è stato il suo impegno nella traduzione dell'edizione critica delle opere di Lonergan, in particolare mi riferisco a Insight, la recentissima pubblicazione del metodo in teologia, stando alla nuova edizione critica anche di Toronto. In realtà, io vorrei provare a concentrare il mio modesto intervento su tre punti. Ve li indico uno per uno, così forse è anche più semplice, starmi dietro. Il nostro, mi permetto di dire, comune riferimento, Bernard Lonergan, noto filosofo, teologo, epistemologo, metafisico, insiste sull'importanza del primato della dimensione esistenziale. E io vorrei partire proprio da questa, perché la storia di Chloe, direi, e anche la conoscenza che io ho fatto di lei, parte esattamente da un dato esistenziale, da una domanda sull'esistenza. Chloe stessa mi ha spesso ricordato che il suo accostarsi a questo contesto di San Luigi e dei padri gesuiti è avvenuto in uno degli anni più duri della sua vita, mi fa difficoltà dire la parola perdita del marito, ma diciamo perché perdita affatto non è stata, ma diciamo col passaggio a un'altra dimensione, oserei dire. Per Chloe è stato un tempo duro, difficile, e lei stessa ha ricordato la importanza amicizia con René Padovani, Chloe, poi tu mi correggi se sbaglio, ma direi che è esatto, che aveva insistito perché lei andasse a messa da un tale padre muratore.
nonostante le resistenze di Chloe, che tutto cercava tranne una messa di consolazione, a un certo punto Chloe ha ceduto, perché evidentemente l'amica doveva essere tanto insistente quanto Chloe. E quindi le si è aperto un mondo, perché ha conosciuto la mediazione non solo di un sacerdote, ma di un uomo di cultura, di un uomo aperto, di un uomo che ha fatto della ricerca e dell'interdisciplinarietà la sua, direi quasi il suo programma di vita, nonché dell'accompagnamento spirituale. E per Chloe si è aperto un mondo, da lì è iniziata poi l'idea del percorso di studi accademici in facoltà. E oserei dire quello che in filosofia viene spesso detto: la vita diventa, si trasforma in meditazione della morte. Per Chloe è stato così, ma non concentrata sul dopo, ma impegnata sul prima, perché tutta l'esistenza di Chloe, almeno da come io la leggo dall'esterno, ma da un esterno vicino, è stata una risposta, o direi un investimento di senso rispetto a quello che lei aveva vissuto. Consentitemi di citare quello che Chloe stesso scrive nel lavoro di dottorato sull'escatologia intermedia in Tommaso d'Aquino, Le anime separate. Chloe, citando Levinas, dice che Levinas invita a cercare il senso conferito dalla morte all'esistenza umana e che chiarisce come la propria relazione con la morte sia costituita anche dalla ripercussione emozionale e intellettuale alla morte di qualcun altro, da cui la propria identità di io responsabile è intaccata. Ecco, quando io ho letto questa citazione che Chloe fa alle pagine 27 e 28 della ricerca di dottorato in teologia, mi è sembrato di avere molto nitido, molto chiaro, un punto fondamentale della sua storia personale. In realtà già prima, mi riferisco al 1995, ed un seminario che avevamo tenuto qui a San Luigi di filosofia su morte e sopravvivenza in dialogo col professor Tillet, Chloe scriveva: il morire costituisce un privilegio, quello di consacrare se stesso al divino senza nemmeno l'ansia dell'immortalità. Il morire è il rendimento di grazie profondo di chi non ignora il pungiglione, di chi certamente grida e piange per esso, ma fondamentalmente è grato per ogni respiro, per questo respiro, indipendentemente dal successivo, se mai ci sarà, e da qualunque ipoteca su un dopo l'ultimo respiro. Ancora, la stessa speranza cristiana non annulla l'angoscia del pungiglione e coesiste con essa. Ecco, mi sono fermato su questo dato che può sembrare estremamente personale, ma che in realtà ha reso, direi, l'esperienza di Chloe un'esperienza condivisibile, un'esperienza trasmissibile ad altri, un'esperienza di investimento di senso. Quando Chloe ha scritto la domanda sulla morte non è tanto domanda sul dopo, ma è un impegno sul prima, io direi che in quegli anni lei si è iscritta come uditrice in questa facoltà. Non voglio con questo ricapitolare tutto il suo impegno, però mi sembra un passaggio molto significativo. Passo a un secondo punto e guardo l'orologio. Il tempo culturale, storico, politico, economico in cui viviamo è caratterizzato dall'uso oramai molto, molto abbondante di una categoria interpretativa, la complessità. La rievoco nei termini in cui la usa Edgar Morin in Francia, i termini in cui la usa ormai da molti anni Mauro Ceruti in Italia. È una categoria interpretativa del nostro tempo che ci ricorda non che tutto è complicato, ma che tutto è connesso, tutto è interdipendente. E questo può valere a livello biologico, a livello storico, a livello filosofico, a livello ecologico, a livello teologico. Tutto è collegato. Ma per poter star bene in questo tutto è connesso, bisogna saper giocare bene il proprio rapporto col sapere e con la ricerca.
perché nella ricchezza della complessità, perché la complessità è una ricchezza, è la ricchezza delle connessioni, ma nella ricchezza della complessità c'è una tentazione, direi una vera e propria piaga, quella dello specialismo, non delle sane specializzazioni, ma dello specialismo. Cioè laddove, proprio nella difficoltà di muoversi nella complessità, ciascuno si trincera, si isola, si fa forza nel suo angolino di super iperspecializzazione. E così quella che era la ricchezza del complesso diventa invece la deriva della frammentazione, della dispersione. Perché dico tutto questo? Perché rispetto al pericolo della frammentazione, e cioè di queste specializzazioni che vanno ciascuna per conto proprio, proprio il nostro Lonergan, sia da epistemologo che poi da metafisico e da teologo, propone come, direi parola d'ordine, ma come stile di ricerca, integrazione dei saperi. Cioè se noi vogliamo evitare che oggi le specializzazioni diventano iperspecialismi in cui ciascuno si sente re in casa propria, ma incapace di lavorare con un altro, se vogliamo evitare questo, dobbiamo impegnarci per l'integrazione dei saperi. E da questo punto di vista, io credo che il profilo culturale di Chloe sia esattamente un'indicazione per questa strada. Biologa, filosofa, teologa, credente, madre, sposa, nonna, impegnata in associazioni di volontariato e potrei continuare. Lonergan, quando parla dell'integrazione dei saperi, si permette di indicare un metodo. Dice, il metodo per l'integrazione dei saperi deve essere pressione critica rispetto ai vari ambiti conoscitivi e riordino dei vari ambiti conoscitivi. Cioè questo vuol dire saper ascoltare i vari ambiti conoscitivi in modo critico, ma con la mentalità dialogica. Ora io devo dire, questo è molto difficile che accada, è molto raro. In tutti i campi, ma spero di non essere inopportuno con nessuno, forse in campo scientifico ancora di più, perché non si è abituati ad una connessione di ricerca con la filosofia e con la teologia. Ecco, da questo punto di vista Chloe è stata una pioniera, ha aperto una strada e non ha affatto ceduto a quella tentazione, direi un po' di presunzione da scientismo, no? Cioè la scienziata, la ricercatrice, la biologa che ascolta un po' di qua, un po' di là, filosofia e teologia, e poi se ne va per la sua strada. Al contrario, Chloe ha operato esattamente questa messa in discussione di categorie e integrazione. Vorrei chiudere questo secondo punto, e poi mi resta l'ultimo, citandovi due luoghi molto cari a Chloe da Lonergan. Il primo è da Insight. Comprendi pienamente ciò che è il comprendere, e non solo comprenderai le linee generali di tutto quello che c'è da comprendere, ma possederai anche una base fissa, una struttura invariante che si apre su tutti gli sviluppi ulteriori del comprendere. E questa è la via di Chloe. E l'altra citazione che riguarda il generalista che sia solo un mediatore logico risulta essere uno stupido intruso. Il generalista, invece, che sia un mediatore intelligente, parla non solo il linguaggio della propria mente, ma anche il linguaggio del suo interlocutore. Cioè, dicevo, la necessità di una capacità dialogica, altrimenti l'integrazione diventa di nuovo una gerarchizzazione di saperi. Ma perché questo accada, è importante appropriarsi di un metodo. E vado al terzo e ultimo punto. Anche qui cito un luogo molto caro a Chloe, questa volta dalla nuovissima traduzione del metodo in teologia. Il metodo non è un insieme di regole che devono essere eseguite meticolosamente da uno stupido, è una cornice per una creatività collaborativa,
Vedete come tornano i punti dei due aspetti precedenti che avevo citato, una cornice per una mentalità collaborativa. Ma perché questo accada è necessario un lungo, articolato e personale cammino di conversione. Per chi ha familiarità con Lonergan, e penso tra noi tutti o quasi tutti, questo è un tema centrale sia del pensiero di Lonergan sia in particolare del metodo in teologia. Quando Lonergan parla di conversione ne parla a più livelli, più ambiti, quella propriamente intellettuale, che è un superamento dell'empirismo e del realismo ingenuo, quella morale e quella religiosa. Ma in tutti e tre i casi Lonergan insiste nel presentare la conversione come un cammino strettamente personale e come un cammino di ricerca continua, non scontata, non facile, ma che mette continuamente in discussione. Mi avvio alla conclusione e penso che possiamo regalarci altre due brevi citazioni di Lonergan, a Chloe molto care. Per conversione si intende una trasformazione del soggetto e del suo mondo, cito dal metodo. Normalmente è un processo prolungato, anche se il suo riconoscimento esplicito può essere concentrato in pochi giudizi e decisioni importanti. È il cambiamento di corso e di direzione che ne risulta. È come se i propri occhi si fossero aperti e il proprio mondo precedente sbiatisse e si sgretolasse. Ancora, e chiudo, l'autenticità umana, frutto della conversione, non è una qualità pura, non è una serena libertà da tutte le disattenzioni, da tutti i fraintendimenti, da tutti gli sbagli, da tutti i peccati. Consiste piuttosto nel tirarsi fuori dall'inautenticità, e questo tirarsi fuori non è mai una conquista permanente. Mi piace sottolineare questo perché Chloe ha compiuto 90 anni, ma ci ricorda che la strada è ancora davanti. È sempre precaria, sempre da realizzare nuovamente, è sempre in gran parte una questione di scoprire più disavvertenze, riconoscere ulteriori fallimenti nel comprendere, correggere ancora ulteriori sbagli, pentirsi sempre più profondamente di peccati nascosti. Io non posso far altro che concludere ringraziando di nuovo voi e ringraziando Chloe, perché la testimonianza che ci consegna è della ricerca di una vita autentica. Grazie.